Caffè Siag. Az, è pure saporito. Il programma è offerto da Tevini Dolomites Charming Hotel. Caffè Siag. Amore Azzurro, speciale ritiro. Dal 15 al 25 luglio a Di Maro. Interviste, notizie, curiosità e tutto quanto riguarda la nostra squadra del cuore. In studio, Lello Delgro. Inviata, Delia Paciello. E buonasera, buonasera a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore. Buonasera da Lello Delgro. Comincia un'altra puntata, un'altra giornata di ritiro. E quindi noi siamo qui presenti a Napoli, in diretta, io in studio Lello Delgro, e a Di Maro abbiamo sia Delia Paciello che Giovanni Gambardella, che adesso arrivano sul nostro schermo pure. Ciao! Ciao, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Noi siamo qui fuori lo stadio di Carciofo, ci siamo sistemati con una panchina proprio all'esterno dello stadio di Carciofo. Vediamo pian piano arrivare i tifosi, l'allenamento comincia alle 17.30 e ovviamente noi abbiamo una pausa, guarderemo un quarto d'ora di allenamento e poi ve lo racconteremo quando torneremo insieme dopo l'intervista al nostro ospite. Sì, tra l'altro, avendo le interviste che avete effettuato questa mattina, diciamo che abbiamo anche la possibilità di prolungare un pochettino l'intervallo con voi su Adimaro, quindi avrete probabilmente la possibilità di vedere di più dell'allenamento, ma ci organizziamo strada facendo. È vero, Lello, perché abbiamo raccolto questa mattina un po' di interviste ai tifosi, c'erano tre giocatori del Napoli pronti a firmare le magliette, quelle dell'anno scorso, che sono in vendita qui nello store e senza maglia, ovviamente niente autografi, quindi un po' di fila. Io non sto ridendo, sono sicuro, no. Ma c'è stata un po' di fila, sono ecco qua, mi fanno ridere, vedi, io volevo no. E c'è stata un po' di fila stamattina, c'erano Victor Osimhen, Mario Rui, li vedremo dopo insieme. Nei filmati che tu ci hai mandato questa mattina direttamente da Di Maro. Giovanni, esatto. Parlo con te un attimo dell'allenamento, perché comunque si tratta di allenamento, della partita di ieri. È stata una partita che ha dato comunque alcune indicazioni strane, voglio dire, sapere che Spalletti sposta Petagna alle spalle di Osimhen è un qualcosa che noi non ci aspettavamo, però pare che sia stato fatto questo tipo di esperimento. Pare che un as non abbia dato, diciamo, le prove che lui si aspettava. Parliamo chiaramente di Spalletti, perché pare che sia arrivato in ritiro non al meglio della forma, quindi evidentemente si è dato da fare durante le vacanze e quindi è arrivato, diciamo, forse in sovrappeso. Che mi dici? Sì, è chiaro che da un as si aspetta di più, essendo il ragazzo qui praticamente in prova, per farsi vedere dal nuovo allenatore Spalletti. Su Petagna è vero che potrebbe essere una novità vederlo in quella posizione, però è altresì vero che l'anno scorso in qualche partita il ragazzo si è mosso anche alle spalle della prima punta e tutto sommato gli piace anche quella posizione, perché l'anno scorso lo stesso Gattuso diceva Petagna è anche un falso lento, nel senso che quando parte palla al piede riesce comunque a superare degli uomini e anche negli inserimenti, anche a una importante fase di inserimento, quindi perché no, potrebbe essere una soluzione quando al Napoli mancheranno poi gli uomini, per esempio verso gennaio e febbraio, quando ci sarà la Coppa d'Africa, effettivamente possiamo dirlo con una buona dose di certezza, Osimhen per esempio mancherà. Questo è sicuro. Faremo i conti a gennaio con diversi assenti importantissimi, come quello appunto di Osimhen, ma anche di Koulibaly e insomma di tutti i giocatori che giocano in Coppa d'Africa, quindi bisognerà pensarci in anticipo a questa situazione, quindi ecco, qualcuno in rosa che possa giocare anche durante quel periodo dovrà rimanere. Poi chi si sta muovendo bene per la posizione? Potete per cortesia, sì, un attimo, potete avvicinarvi col microfono più che altro, perché vi sento un attimo, sì, appunto, perché vi sento un pochettino, forse state abbiamo in un posto dove in due. No, però va bene, voglio dire, adesso va molto meglio, perché evidentemente rimbomba probabilmente. Allora, stavi dicendo di Elmas. Sì. Grande spolvero, non solo negli allenamenti, ma anche nella partita di ieri, messo alle spalle di Osimhen sulla tre quarti, ha contribuito per gran parte dei gol, poi ha segnato anche il primo gol che ha sbloccato la partita,
un giocatore che si sta impegnando, diciamo prima Onas che sembra un poco in ombra, invece Elmas è in grande luce sotto i riflettori perché si sta mettendo in mostra. L'avevamo capito anche dalla conferenza stampa di Spalletti che Elmas è un giocatore che piace al nuovo mister, perché praticamente ha detto chiaramente che uno dei giovani sui quali vuole puntare non solo che nel centrocampo, abbiamo visto che lo adatta anche dietro la punta, poi Elmas lo abbiamo visto giocare anche al posto di Insigne in passato, quindi sicuramente il giocatore è dotato di buone caratteristiche tecniche che può adattarsi alle richieste dell'allenatore, e insomma sarà sicuramente un punto fondamentale partire anche da Elmas in questo ritiro. L'abbiamo visto protagonista perché anche i tifosi qui lo osannano. Sarà uno dei giocatori che arriverà nel pomeriggio qui allo Stadio del Napoli per firmare i nuovi autografi insieme a Koulibaly e a un altro compagno di squadra, e sicuramente lo basta, esatto, e sicuramente è uno di quelli che sta facendo maggiormente vedere, come diceva Giovanni, ha fatto tanti gol in allenamento e ecco, i tifosi per ora sono gridano il suo nome, quindi è uno dei nomi più sentiti che all'esterno dello stadio di Cacciano. Si vuole uno poco, certo. Anche grande. Senti, a proposito, ritornando a quelle che sono state, stamattina c'è stato l'allenamento. Sì. Ancora penso che abbia insistito sulla fase difensiva con i calciatori. Allora, in realtà è iniziato con la parte atletica, i portieri hanno fatto invece lavoro differenziato a parte. Si è concentrato in realtà molto sul possesso palla, sulla partitella con campo ridotto e campo allargato, 11-11, senza portieri, con Onas e Sciretti in porta per far sviluppare anche da dietro il palleggio e iniziare l'azione da dietro. La ricerca continua del palleggio, massimo due tocchi, sembra essere l'indicazione principale che viene fuori da questi primi allenamenti del Napoli qui dal ritiro di Mano. Giovanni, io una cosa che mi chiedo è come arriveranno poi giocatori che magari non hanno potuto fare la preparazione con i ragazzi della squadra, che poi sono giocatori importanti per il Napoli, no? Perché sono quelli che sono rimasti fuori in nazionale fino alla fine, fatto l'impegno, ma non solo, anche lo stesso Spina magari che non può allenarsi con il resto della squadra. Penso anche Spalletti poi a cominciare da Ospina, ma resta anche a Stelzi, ma questo... insomma, mancano entrambi i portieri. Delia, e a questo punto come sarà l'avvio del Napoli della nuova stagione? Delia, ma questo è un problema che, voglio dire, lo hanno un po' tutte le formazioni, sì, che hanno avuto i calciatori, diciamo, con impegnati con le... tra virgolette siamo stati un po' più sfortunati perché da noi forse proprio quelli importanti mancano durante questa prima fase di ritiro, probabilmente arriveranno, però importanti che non arriveranno proprio. Sono stati fortunati perché sono stati bravi con le loro nazionali ad arrivare fino alla fine della competizione. Eh beh, questo sicuramente. No, dicevo, è una cosa, è un problema che avranno sicuramente tutti i calciatori che hanno giocato con le loro nazionali, che arriveranno in ritardo, non solo gli italiani ma anche gli stranieri, quelli, ecco, per esempio abbiamo fatto la finale, insomma non solo i giocatori italiani ma anche quelli inglesi avranno problematiche a quando arriveranno in ritiro. Però voglio dire, qui parliamo di calciatori scafati, calciatori che hanno una certa esperienza, voglio dire, e non è che Spalletti adesso ha la bacchetta magica e vuole cambiare il mondo, no. Sono degli schemi, dei moduli che di solito loro già conoscono, e se c'è no, però sai, noi questo è un anno particolare, Lello, perché un po' il Covid, quindi i tempi anche di preparazione sono un po' diversi. Il Napoli in particolare ha scelto di fare il doppio ritiro differenziato di rovescio diverso, quindi Di Maro siamo il 25, poi amichevoli e poi si riparte per Castel di Sangro, sì, ma... praticamente prima dell'inizio del campionato, quindi avranno anche poco tempo per riposare prima di iniziare il campionato e per provare quelli che sono gli schemi tattici che sicuramente non vedremo qui. Cioè, sono cose che penso che rimarranno. Delia, ma... quindi avranno una settimana per provarli. Delia, ma questo doppio ritiro non è dovuto al fatto che il Napoli ha deciso
il Napoli si è trovato in questa situazione perché l'anno scorso, lo sai, lo sappiamo tutti, il Napoli non è potuto andare, non è potuto andare su a Di Maro, ha optato per Castel di Sangro, vicina, una località molto vicina a Napoli, e ha dovuto fare un contratto. A questo punto si è trovato con due contratti in essere, per forza di cose ha dovuto fare questo doppio ritiro. Però nel frattempo, tra il primo... Io discutevo sui tempi, ma era un'analisi da fare insieme. Sì. Però è chiaro che nell'intervallo tra il primo e il secondo raduno ci sono delle amichevoli importanti che daranno la possibilità comunque a chi è già arrivato in ritiro di poter cominciare a vedere il loro effettivo valore. Poi arriverà Mertens, arriverà Insigne, insomma quelli già li conosciamo, e quindi Giovanni, dici. Ragazzi, cogliamo l'aspetto positivo, cioè si stanno valutando tanti ragazzi giovani, meno certo. giovani, perché ci sono tanti uomini tra i 24, 25, 26, non sono più giovani per essere calciatori, esatto. 25, 28 esatto. anni, diciamo, esatto. Dovrebbe essere il momento dell'apice di un calciatore. Però voglio dire, questo primo ritiro può essere utile per valutare quelli che possono essere gli utili a questa squadra, a questa rosa, considerato che sarà difficile vedere un mercato importante nel corso di questo mese e mezzo che resta. Quindi assolutamente, questo primo ritiro è vero che da un lato ci può dare poche indicazioni su quelle che saranno, no? gli aspetti tattici con i giocatori che arriveranno, però ci può dare davvero delle indicazioni importanti su quelli che sono i giocatori presenti in questo momento e che potrebbero essere utili alla causa più avanti. Aggiornamenti, sono le 17:17 e ci sono credo non più di 15 tifosi all'esterno dello stadio di Carciato, praticamente sta per iniziare l'allenamento, ma c'è poco, pochissimo movimento. C'era stamattina però. Oggi stamattina c'era. Però l'allenamento sì, però non è come un tempo, insomma, c'era un gruppetto di una cinquantina di tifosi che credo tornerà alla fine dell'allenamento, perché ci saranno, come vi dicevo, altri tre giocatori autorizzati a firmare. A proposito di quello che stai dicendo, a questo punto io direi di chiudere il collegamento con voi, però restate in linea, nel senso sentite, ascoltate quello che mettiamo in onda. Mettiamo adesso in onda le tre interviste che hai fatto ai tifosi, le abbiamo divise per non fare un tutt'uno, le abbiamo divise, però le ascoltiamo comunque di seguito, e dopodiché ci risentiamo prima della pausa della pubblicità, ok? Perfetto, allora chiudiamo per ora il collegamento con loro. Regia, se sei pronto, se mi mandi queste tre interviste di seguito e poi dopo ritorniamo a Di Maro. Eccoci, io e Giovanni Gambardella siamo fuori lo stadio di Carciato. Come ogni giorno sono appena finiti gli allenamenti del Napoli, ma c'è un momento importante per i tifosi. C'è un po' di confusione, non so se riusciamo a mostrarvi le immagini perché c'è il sole, fa caldo, ma i tifosi sono tanti fuori lo stadio del Napoli. Tanti, tanti relativamente ovviamente agli afflussi di questi giorni qui a Di Maro. In questo momento aspettano l'arrivo di Victor Osimhen, Diego Demme e Mario Rui. E allora Giovanni, com'è l'atmosfera oggi, questa mattina? Ma finalmente si respira un po' di approccio tra tifosi e calciatori, anche se, come diceva giustamente Delia, nel rispetto insomma di quelle che sono le normative anti-Covid, voglio dire, però anche questo è bello, poter vedere i giocatori che possono dialogare con i calciatori. Ci aspettavamo qualche calciatore. Dialogare, io credo che sia insomma una parolona, anche per ricevere una firma sulla maglietta. Il primo atto di vicinanza da parte della squadra verso i tifosi in questo ritiro. Quindi io direi di andare proprio dai tifosi a chiedere cosa ne pensano di questo momento. Venite con noi. Posso? Vai da lui. Passa. Tifosi del Napoli, ovviamente state anche voi aspettando l'arrivo dei giocatori? Ma sì, più che fare una foto era proprio avere il contatto con la squadra. E... quello che manca tanto, no? Con il Napoli, no? La possibilità di poter vedere i giocatori, tra l'altro ora anche le normative Covid lo rendono ancora più difficile di prima. Io vengo qua da 10 anni ed è la prima volta che c'è questa disponibilità di poter fare una foto, di poter scambiare due parole con i giocatori. Sembra quasi una contraddizione. Nell'anno del Covid, insomma, lei mi dice che è la prima volta che riesce a fare questa cosa, ma lei da dove viene? Casal Pusterlengo, da dove è partito tutto il Covid. Bene, bene. E, insomma, come ha vissuto questo anno anche per quanto riguarda il Covid e insomma gli stadi vuoti, il calcio, come l'ha vissuto quest'anno? Beh, diciamo che il calcio deve essere prima di tutto lo sport del popolo. Se manca il popolo perde qualcosa. Speriamo di poter tornare prima possibile
a riempire gli stadi. È vero, le immagini degli europei insomma ci rincuorano un po', perché finalmente abbiamo visto tifosi sugli spalti. E niente, male, come mai ti fa Napoli? Perché ha un accento che non è napoletano. Sono milanese doc, proprio nativo di Casalpusterlengo. Come nasce questo amore per il Napoli? Beh, da Diego Armando Maradona, mi ero innamorato di lui come giocatore, poi mi è rimasta la passione, la coltivo per quanto posso. Grazie, grazie. Claudio, ciao, tu chi vorresti salutare fra i giocatori? Se arriverà stamattina Osimhen su di tutti, e poi anche Demme, anche Mario Rui, tutti quanti. Chi è il tuo preferito? Osimhen. Voi da dove venite? Napoli, Napoli. Da Napoli, quindi hai fatto un bel viaggio. In quanti siete? Tutta la famiglia, no? Quattro siamo. Quattro? Sì. Beh, insomma, come ieri è venuto a vedere anche la partita? Sì, sì, siamo andati. Bella partita, con una squadra, diciamo, non spettacolare, però abbiamo visto come, diciamo, si sono messi in campo e i primi schemi del Napoli, diciamo. Cosa ne pensi del Napoli, del futuro del Napoli di Spalletti? Cosa hai intravisto da giovanissimo tifoso? Diciamo il modulo, cioè tatticamente mi piace, seguiamo il modulo di Gattuso e qualcosa di Gattuso è rimasto, quello speriamo il buono, e speriamo per questa stagione che sembra, diciamo, sia quella buona. Ti aspetti la Champions? Sì. Ti posso chiedere quanti anni hai? 15. La mamma ci autorizza, ovviamente. Sì, okay. Assolutamente. Ok, allora noi continuiamo il nostro giro per i tifosi, grazie. Buongiorno, buongiorno. Io bene, lei come sta? Benissimo. E lei da dove viene? Io sono napoletano. Sì. Vengo da Varese. Bene, è venuto appositamente per seguire il Napoli. Certo. Quindi ha questa passione. Non è questione di passione, è questione di amore, che è una cosa diversa. C'è differenza tra passione e amore, no? Lo dice a noi che siamo di Radio Amore. Quindi. Appunto, quindi, no, amore è una cosa diversa, amore per le proprie origini. Quindi è chiaro e evidente che la squadra del calcio del Napoli è nel nostro cuore, no? Manteniamo vivo questo sentimento, me lo lasci passare. Ha ragione. Lei è in fila per incontrare, esatto, i, sì, calciatori. Certo, certo, certo. È un momento così di non solo di svago, ma anche di piacere, no? Poter guardare negli occhi chi comunque ci rappresenta, no? Perché poi tutto sommato questi giocatori rappresentano non solo una società, ma rappresentano anche una nazione, no? Lei ha detto una cosa importantissima, perché in realtà il calcio per i napoletani, insomma, vale forse ancora di più, no? È quasi un riscatto sociale. Spesso si cerca di raggiungere un traguardo, di vincere qualcosa proprio per dire c'è anche Napoli. Non è vero che Napoli è solo, insomma, quello che dicono i luoghi comuni, ma Napoli racconta anche altro. Napoli racconta i grandi successi del calcio, Napoli, certo, racconta tanto nel calcio come nelle altre cose, quindi c'è una voglia di rivalsa dei, certo, del, certo, dei, ma sì. Questa rivalsa, per quanto mi riguarda personalmente, nasce dalla storia dei Borboni. Andiamola a vedere la storia, la reale storia, perché quello che ci hanno raccontato, quello che ci dicono a scuola è un'interpretazione, ma non è la realtà. Verissimo, verissimo, sono pienamente. Andatela a vedere, perché andatela a leggere realmente, perché si ricordi una cosa, che la storia la scrive sempre chi vince, è mai vero, chi perde. È vero, questo anche è vero. Allora, io le volevo chiedere, il Napoli di Spalletti pensa che sia un Napoli che può vincere, no? Scriverà la storia con la pena di chi vince. Ma la storia già è stata scritta. Se il presidente De Laurentiis farà lo sforzo finale di acquistare quel terzino sinistro che tanto ci manca e rimane invariata quella che è l'assetto della squadra, noi possiamo lottare per lo scudetto tranquillamente. E se invece dovesse partire un giocatore, uno di quelli più blasonati, chi lascerebbe partire? Lo spagnolo Fabian Ruiz, certo. È quello più sostituibile, più facilmente sostituibile. A me, obiettivamente parlando, al di là della classe che tiene, non mi ha mai impressionato, devo dirle sinceramente. La situazione Insigne invece, no? Questo rinnovo che manca. Ma io penso che comunque troveranno un accordo, perché Insigne è la bandiera, è un napoletano, quindi non credo che abbia intenzione di andare via. Poi, sa, voi giornalisti dovete pur dire qualcosa o creare qualcosa, non dico inventare perché non è il termine giusto, e quindi è chiaro che se fanno noi un po' di giornalisti dovremmo raccontare la verità. Io ma molto spesso, dico molto le... spesso non è così, molto no, spesso le dico non quello è così. Che trapela c'è, cioè un po' di indiscrezione, ieri... cioè c'è un po' di
insomma in discrepanza fra la società e Lorenzo Insigne, per cui si aspetta ancora per il rinnovo. Ma non è normale, ognuno fa la sua parte, no? Nel contratto sono due le parti che si devono incontrare, è uno che non vuole spendere, l'altro che invece vuole incassare di più. È normale, nella dialettica contrattuale, lasciamogli fare la loro parte. Poi penso che quando si siederanno a un tavolino e metteranno gli occhi l'uno di fronte all'altro, il buon senso da ambo le parti uscirà fuori. Speriamo. Sì, a proposito di verità, Gattuso ha detto che questo Napoli, in questo Napoli ci sarà tanto del suo Napoli. Secondo lei è un'affermazione giusta oppure Spalletti cambierà i connotati a questa squadra? Ma no, Spalletti darà la sua impronta, ma certamente quello che lui ha fatto, quello che ha fatto Gattuso, non è che viene cancellato, come quello che ha fatto Sarri non è che viene cancellato, certo. Perché nei giocatori rimane qualcosa, no? E quindi io credo che è un progredire, un andare avanti, no? Anche mantenendo lo schema 4-2-3-1, ma comunque ci saranno degli aggiustamenti, ci saranno delle modifiche. Sentivo che Spalletti parlava con Demme e diceva: tu devi guardare gli occhi, li devi tenere indietro. Cioè significa, ecco, già modificare leggermente quello che è stato un assetto che ha avuto la squadra con Gattuso, con tutti i meriti che lui ha avuto. Allora chiudiamo così, diciamo, con il suo pronostico per questa stagione: il Napoli arriverà in Champions? Sì, tranquillamente. Io ci metto la firma, grazie. Bravo. Anche io. Grazie. E allora, avete firmato sia tu che il nostro, diciamo, tifoso. Ritorniamo di nuovo a Di Maro con Delia e con Giovanni. Vi vedevo tutte e due presi da una discussione, una conversazione, diciamo così. Paolo Del Genio che passa al volo, la voce inconfondibile. Ecco, continuano a salutare, grazie, molto gentili, sono entrati. No, dicevo, hai detto il fatto del video, hai ragione, è che probabilmente tra me e il nostro regista c'è stato un qui pro quo. Io gli ho passato, diciamo, le tracce, ma lui pensava di doverle mettere in onda in audio. Mentre invece, giustamente, quando è partita la cosa... No, perché era carino anche da vedere, no? Assolutamente, tra l'altro... No, ma questo adesso li caricheremo comunque sulla pagina Facebook di Radio Amore e li faremo vedere ai nostri radioascoltatori. Tra l'altro, a questo punto non so se è il caso di passare quello dove ci sono le firme dei calciatori, perché è bello soltanto... Che appunto. No, ma sarebbe stato bello da vedere, più che altro che ascoltare, perché insomma, tra l'altro parli solo tu, a noi non ce ne frega niente di te, quindi... Scherzo, lo sai. Allora ragazzi, io vi saluto di nuovo, vi lascio per, diciamo, una decina di minuti, un quarto d'ora come al solito. Ci risentiamo dopo, mi ricollego dopo con voi. Nel frattempo passo la parola alla pubblicità e poi mi collego con un amico nostro, amico di una nota della nostra trasmissione, ok? Va benissimo. A dopo, ciao ragazzi. E allora chiudiamo il collegamento con Di Maro, parola di nuovo alla regia, pochissimi, cioè un paio di minuti al massimo, e poi ritorneremo per continuare questa nostra puntata del nostro speciale ritiro di Amore Azzurro. Amore Azzurro, speciale ritiro. La Val di Sole si tinge di azzurro. Scelta come luogo ufficiale per il ritiro del Napoli Calcio, anche il Tevini Dolomites Charming Hotel ha scelto di aprire le porte ai tifosi partenopei con un'offerta speciale e dedicata che comprende Trentino Guest Card per gli spostamenti con i mezzi pubblici, servizio mini club per i piccoli tifosi, ingresso alla spa Goccia d'Oro con piscina e zona sauna e relax, noleggio gratuito delle bike per raggiungere i tuoi campioni. Un'ampia scelta di camere tra Comfort, Superior, Junior Suite e Suite completano l'offerta in uno degli hotel il più charming della Val di Sole, immerso nel verde ma con tutte le comodità a portata dei clienti. Insieme ad un'ottima accoglienza del personale, un menù raffinato e curato e degli ottimi drink, sono gli ingredienti perfetti per l'offerta su misura di tifoso. Info e prenotazioni, telefono 0463 97 49 85, email info@hoteltevini.com. Prenota la tua vacanza nella Val di Sole. Tevini Dolomites Charming Hotel e la squadra del Napoli ti aspettano. Caffè. Che sì, quando si amara, più dolce sono chi. Ma piccia la bocca, ma fai consumà. Ma mi metto geni e cantà. Ani, è il nome del caffè? Ah già, Caffè Siag. Az, è pure saporito. Amore Azzurro, speciale ritiro. E allora rieccoci di nuovo in studio. Ho detto un paio di minuti e un paio di minuti sono stati. Prima di passare al nostro ospite, leggo una notizia che stamattina praticamente il giornalista della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato su due personaggi, su due calciatori
che piacciono molto a Luciano Spalletti. Parliamo di Emerson Palmieri e Denis Zakaria. Il primo, perché il tecnico l'ha avuto, come conosce i suoi movimenti sul 4-2-3-1, l'altro perché è un centrocampista che ha le caratteristiche che piacciono tantissimo all'allenatore toscano. È importante chiaramente in tutto questo discorso tenere Lorenzo Insigne, perché senza un rinnovo sarebbe un'arma a doppio taglio e non so dove si andrà a finire. Abbiamo in linea il nostro ospite, che quest'oggi è un tifoso, anzi un capo tifoso, diciamo è il presidente del Club Napoli Ostia, che è stato già nostro ospite molte volte nel programma Amore Azzurro. Lo saluto, Giacomo Borrelli. Ciao Giacomo, buonasera. Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori e ovviamente sempre Forza Napoli innanzitutto. Ma questo è prima di tutto, sempre. Senti, ti volevo chiedere, ma prima di tutto, se sei in ferie o sei lì nel tuo circolo, nel tuo club? No, assolutamente, io adesso sto ancora al lavoro, insomma, quindi praticamente non sono partito ancora dalle ferie, credo ad agosto, poi dopo ovviamente ci prenderemo qualche giorno libero per poter andare a seguire Napoli a Castel di Sangro, insomma. Ah, infatti ti volevo chiedere se qualcuno dei tuoi è salito su a Di Mare per caso? Sì, qualcuno è salito ovviamente, ma in realtà è più che altro sono amici che abitano a Como e che praticamente stando là in zona sono andati e andranno in questi giorni. Ho capito. E allora veniamo alle cose nostre. Le cose nostre sono chiaramente il Napoli. La prima cosa che ti devo chiedere, perché poi non abbiamo più avuto modo di parlare e di sentirci, le tue impressioni su quello che è accaduto in Napoli-Verona. Che cosa secondo te è successo in quella partita che il Napoli non ha giocato? Ma io in realtà credo che quella è stata una partita che comunque doveva andare così. Io non mi voglio sbilanciare per il semplice motivo che poi in realtà nessuno di noi sa la verità. Si possono fare tantissime ipotesi, no? A partire dal fatto che i calciatori, insomma, si sono applicati poco in campo, a finire a un interesse ovviamente globale a non entrare in Champions. Un po' è chiaro che sono tutti ipotesi che non possiamo ovviamente mettere al vaglio, perché non ci diranno mai la verità a nessuno, non la dicono neanche voi giornalisti e non la diranno neanche noi tifosi, insomma. Senti, mi pare strano, però voglio dire che calciatori nell'ultima partita che vale la Champions League, l'accesso alla Champions League, l'entrare in Champions significa anche per loro ulteriori guadagni, insomma è là il discorso che non è chiaro, è lì che noi non riusciamo a capire che cosa possa essere successo. Ma il problema è che sono tante cose non chiare, poco chiare, poco fluide nel campionato italiano, e questa è la verità, perché non possiamo assolutamente presagire qualche cosa, insomma non facciamo neanche i cartomanti, no, noi tra virgolette. La verità è che si sono fatte tante ipotesi, ipotesi. Assolutamente, ma purtroppo io dico una cosa, da buon napoletano dico, chi ha avuto e chi ha dato, scusami, ci ho passato, non ci facciamo del male, per il semplice motivo che comunque poi alla fine non se ne uscirà mai a capire qualche cosa di vero per quello che è accaduto. Voglio dire, ci possiamo solo non dormire la notte, ecco, perché in realtà ad oggi ancora tutti quanti si fanno le domande. Credo che anche abbiano esposto quello dei cartelli proprio lì a Di Maro, un Napoli-Verona punto interrogativo, quindi voglio dire, ci stanno date situazioni, insomma, che l'importante è che si riparte alla meglio, insomma, cercando di fare un bel campionato. Poi è chiaro, non possiamo sapere che ci sta dietro e mai ce lo diranno, insomma. Ah, questo è fuori discussione. E poi ti posso però dire una cosa, che io al di là del fatto che è successa questa cosa e voglio dire riguardo il nostro amato Napoli, però io mi trovai a telefono, ti faccio una confessione tranquillamente senza problemi, anche perché è stato un errore del personaggio che lo chiamò prima di Lazio-Roma, che era il derby Roma-Lazio prima della fine del campionato, e abbiamo telefonato in diretta, dove la persona che chiamò il presidente Lotito della Lazio in questione ovviamente la fece in viva voce. Questo era romanista, questo personaggio, lo chiamava un personaggio importante, insomma, dalla politica qua di Roma, si conoscono proprio, vanno a braccetto e via discorrendo, e gli fece la domanda: che famo tra di noi, sai come fanno i romanisti tra di loro? E lui ha detto: lasciami perdere, merode, perché stasera ci tocca perdere, quindi di che vogliamo parlare? Oh. Capisci? Beh, allora scusami, vabbè, sarebbe lungo il discorso e non lo possiamo fare sicuramente io e te, però... No, ma lui poi rimase talmente male che fece, non sapendo che ovviamente il presidente della Lazio stava in viva voce,
fece una faccia sbiancando proprio. Beh, ci credo. Ma no, ma questo significa praticamente che noi siamo una banda di deficienti che siamo lì a credere e a sperare in quello, in cosa che noi diciamo la maglia, il discorso è diverso. Noi diciamo la maglia, noi diciamo la città, diciamo i nostri colori, noi portiamo avanti le nostre tradizioni, le nostre abitudini. Tu lo sai, io c'ho un club da 23 anni qua. Certo. Queste cose non le posso raccontare ovviamente ai ragazzini, perché il ragazzino ci rimarrebbe male. Assolutamente. Ma se siamo persone adulte e vaccinate, tu lo sai, mi hai avuto più di una volta in diretta con te, e quindi lo sai benissimo come la penso. Io non credo nelle regolarità di nessun tipo di campionato e nessun tipo di soluzione finale che qual si voglia, insomma, a fine campionato. Anzi, io credo che le pianificazioni vengono pianificate prima proprio, ecco, quindi sia per quanto riguarda lo scudetto, sia per quanto riguarda l'ingresso in Champions e addirittura per quanto riguarda le retrocessioni. Guardate il Benevento che fine ha fatto, voglio dire, in 7, 8, 10 domeniche sembrava che il Benevento si salvasse, ma alla fine non ha raccolto un punto sul terreno da gioco, insomma, al di là ovviamente dei demeriti, certo. Poteva fare meglio, insomma, ecco. Ritorniamo a noi, partiamo dalla nuova era, la nuova era Spalletti. Che pensi di questo allenatore? Ma secondo il mio punto di vista, a livello di prime 5-6 squadre in campionato, ovviamente per quello che ci compete a noi, dovrebbe essere un allenatore, insomma, uso il condizionale, perché poi dopo è sempre stato un po' fumantino, diciamo, no? Come i vari allenatori toscani, no? Poi certo. Lui in particolar modo, perché poi tra l'altro poi ha avuto modo anche di parlare proprio e di allenare qui a Roma, quindi voglio dire, ha avuto delle discussioni poi quando stava a Roma con dei calciatori importanti, e quindi poi non lo so se Insigne, insomma, se la faccia passare liscia, insomma, qualsiasi situazione, che pure Insigne, insomma, è uno che si fa sentire in campo. Speriamo, insomma, speriamo che vada tutto liscio, però complessivamente, Lello, detto tra noi, non è un allenatore malvagio, per quello che il Napoli voglia riuscire ad ottenere, no? Certo, non si parla di scudetto, perché metteteci subito una bella pietra sopra prima che incominci il campionato, così almeno siamo tranquilli, almeno per quanto riguarda lo scudetto. Mi auguro, da abitante qui sul territorio di Roma, di arrivare quantomeno prima di Roma e Lazio, non dubitare di essere preso in giro tutto l'anno. Ma immagino. Mi accontenterei di questo. Senti, appunto, mi hai detto praticamente quello che ti volevo chiedere, dove pensi che potremmo arrivare, ci siamo già detti questa cosa. Sì. Chi credi che potrebbe essere la sorpresa di questo campionato? Avrai sentito che, per esempio, Spalletti ha provato Petagna alle spalle di Osimhen, oppure sta facendo giocare molto, anche perché insomma sono contati, non è che ci stanno tutta la rosa al completo, ma comunque Elmas si sta comportando alla grande da esterno. Guarda, io ti ho capito, Lello, il discorso è questo: il Napoli è una grande squadra, dal mio punto di vista è completa, al di là del fatto che comunque ci manca sempre quel famoso esterno sinistro, no? Voglio dire, di fascia, che quindi quello è, insomma, è un problema, perché dal momento in cui si è fatto male Gulam, che sembrava abbastanza ricoverato, poi c'è avuto quella sfortuna dell'infortunio, però in realtà questo Napoli su ogni reparto potrebbe dire la sua, poi con il recupero di Lozano, poi più in là si potrebbe fare veramente la differenza. È chiaro che, ti ripeto, ce la giocheremo. Io, al di là del Napoli, che mi auguro che arrivi più in alto possibile e che si riprenda ovviamente il posto che gli compete, che sarebbe comunque a termine della stagione un posto in Champions, perché mo, al di là delle coppe, voglio dire, sì, Europa League va bene, ma non è una vetrina, un palcoscenico che ormai ci sta incominciando a stare un po' stretto, ma al di là del fatto che poi dopo non la vincerai e via discorrendo, che parteciperai solo e via discorrendo, però comunque è sempre una bella cosa venire allo stadio. L'Europa League è una cosa interessante e importante, ma solo se la vinci. No, diciamo solo se arrivi in finale, ecco. Meglio se la vinci. Dalla finale in poi potrebbe essere cari, ma non per qualcosa, perché poi per noi tifosi poi alla fine, detto tra noi siamo stati sempre abituati a soffrire noi tifosi napoletani, quindi non è che noi vogliamo vincere lo scudetto, perché non siamo quei tifosi ambiti a tal punto di dover vincere per forza qualcosa a fine campionato, perché sennò non saremmo tifosi a Napoli, no? Non so se mi spiego. Certo. Siamo stati sempre abituati a soffrire, quindi io ho fatto la Serie C, la Serie B, ho fatto il prefallimento e via discorrendo, quindi a me, anzi, ti dirò di più,
mi sembra strana questa situazione che il Napoli non possa andare bene, ma ti posso assicurare che parecchi tifosi poi dopo a quel punto si allontaneranno pure se non arriveranno i risultati, perché probabilmente negli ultimi anni qualche tifoso si è abituato ad avere il palato fine, a vedere questi risultati sul campo che portavano comunque il Napoli sempre nelle zone alte sia in Europa che in Italia, insomma. Scusa. E quindi qualcuno si allontanerà automaticamente, non sono i veri tifosi, ecco, quelli non li considero neanche tifosi. Giacomo, chi ti aspetti, se ti aspetti qualcosa dal mercato? Dal mercato, ti ripeto, per me se prendo un laterale sinistro forte, pure, ecco, per esempio faccio un nome, Emerson, perché va in sintonia con Insigne, però a patto che rimanga pure Insigne. Certo. Vabbè, me sarebbe un ottimo acquisto, ecco, quello potrebbe essere veramente la ciliegina sulla torta per completare un reparto, insomma, in difesa e non solo in difesa, perché comunque è un giocatore che si propone fino all'altezza della bandiera a calcio d'angolo avversario, quindi potrebbe essere veramente una bella spalla per Insigne per poter continuare a far crescere il nostro capitano, così come ha dimostrato negli ultimi periodi. Sicuramente, va bene. Allora, Giacomo, io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro di risentirci al più presto, ci auguriamo di sentirci presto. Io andrò a Castel di Sangro, poi dopo se farete la trasmissione farete noi ci saremo, saremo anche a Castel di Sangro, cioè sarà comunque Delia con il nostro Giovanni Gambardella, per cui sicuramente saremo lì e quindi al limite quando li incontrerai ci scambieremo qualche chiacchiera, va bene? Assolutamente sì, sempre a disposizione, speriamo bene, sempre Forza Napoli, tifiamo la maglia innanzitutto, poi per il resto sono tutte chiacchiere, insomma, ecco. D'accordo, grazie ancora a Giacomo Borrelli, ciao Giacomo. Buona giornata. Ciao. Chiudiamo il collegamento e allora a questo punto ritorniamo su a Di Maro, però io non li vedo presenti, si sono isolati i due signorini e vabbè, no, ci stanno, ecco, io sono subito malpensato, non è vero, sono caduti di nuovo, è il collegamento che si è perso. Allora facciamo così, andiamo, abbiamo recuperato invece, nonostante Delia, donna di poca fede, pensava che noi non ci riuscivamo, adesso mettiamo in onda il video che lei ha registrato insieme a Giovanni stamattina alla firma dei calciatori. Stamattina c'era Osimhen, Demme e Mario Rui che firmavano le magliette dell'anno scorso. Allora mettiamo in onda il video, vai! E allora ecco arrivato Mario Rui, con lui ci sono Demme e Victor Osimhen. Cominciano le firme sulle maglie acquistate dai tifosi. Le maglie, sapete, sono ancora quelle della scorsa stagione, e chi ha lo scontrino può avvicinarsi e far firmare la propria maglia. Faccio il video. Come vedete c'è un po' di confusione, qualcuno che cerca di infilarsi. Difficile anche fare le riprese perché c'è un po' di folla e ovviamente, come sapete, per l'enorme Covid è meglio tenersi a distanza. Faccio io, zio. A Rob c'è il pallone? Sì. Facciamo fare, cose private. No, ma di prima non voglio farne entrare a voi. Ecco, fra i più acclamati ovviamente c'è Victor Osimhen, ma anche Diego Demme è molto amato dai tifosi. Oggi pomeriggio seguirà un altro incontro, altri tre giocatori firmeranno le maglie dei tifosi. Nel pomeriggio infatti ci sarà anche Koulibaly con altri due compagni di squadra. E allora abbiamo visto la firma dei, diciamo, dei calciatori del Napoli, delle vecchie ma delle magliette dell'anno scorso, tra le altre cose. Quindi quest'anno il Napoli ancora non ha nessuna maglietta nuova. Evidentemente De Laurentiis non è molto pratico con la macchina da cucire, per cui insomma. Mi scappata, che vi devo dire? Vabbè, passiamo subito a Di Maro. Vedo solo Giovanni, eccolo qua. Giovanni, sono stato abbandonato. Vabbè, ma questa è una cosa che te ne devi fare una ragione, no? Dicevo, lo so. Dicevo, c'è praticamente questa mattina che i calciatori firmavano delle magliette della scorsa stagione, una cosa non molto edificante, secondo me. Che dici? Oddio, possiamo anche chiedere, c'è la maglietta dell'anno scorso, ma la cosa importante ci deve essere quella di quest'anno.
Quella di quest'anno, almeno per farla acquistare ai tifosi, credo non ci sarà fino a settembre. Napoli avrà la sua maglia, se non sbaglio, due giorni prima della prima partita di campionato, quindi livello di organizzazione per quanto riguarda l'abbigliamento da campo quest'anno è andata così. Se ce ne sarà ancora da aspettare, si andrà per le lunghe. Tu credi? Sì, no, credo io, sarà così, perché il Napoli avrà le sue magliette poco prima di iniziare la stagione. Purtroppo questa stagione c'è stato il cambio, non è stato rinnovato il contratto con il vecchio sponsor tecnico, il Napoli produrrà da sé le magliette, intanto sta arrivando Delia con il cavalletto, non so se la vedete. Sì, l'ho vista prima da lontano, quindi che l'abbandono è finito. passava tra le fresche frasche. Ci siete? Che sta succedendo? Ci siamo. Perfetto. No, dicevo... No, lui già c'era, sei tu che sei arrivato adesso, quindi non diciamo, sì, ci siamo. Sì, perché ti sei anticipato tu con il collegamento. Io sono stata puntuale, Lello. Tu sai la mia puntualità. Abbiamo il posto andare dopo questo, ok? Cioè, è stato bello. Sì, no, assolutamente sì, guarda, veramente è da morire sta cosa. Guarda, lei che si dice di essere puntuale è qualcosa veramente. Ma anche i nostri radioascoltatori e coloro che ci seguono su Facebook, sicuramente è famosa la mia puntualità, quindi assolutamente, hai ragione. Senti, Giovanni, ti voglio chiedere, discorso. No, assolutamente. Ma giriamoci di qua. Vedevo prima degli occhi così. Che praticamente il nostro allenatore ha chiesto esplicitamente, o meglio, gli piacciono esplicitamente, e quindi richiesto in maniera esplicita, Emerson Palmieri, l'abbiamo già detto, ma questo Dennis Zaccaria, che io onestamente non conosco, ma che sono due richieste esplicite dell'allenatore. Palmieri perché, insomma, Emerson perché si sa ha giocato anche in nazionale con il nostro Insigne e quindi hanno trovato anche una certa intesa. Questo Zaccaria invece ha delle caratteristiche tecniche, è un centrocampista, l'ho avuto alla Roma, io non me lo ricordo proprio questo ragazzo, però praticamente è uno di quelli che ama sfruttare gli spazi per buttarsi diciamo negli spazi che vengono creati dalla squadra. Che ne pensi? Abbiamo perso tutti e due, perfetto. Guarda che quando arriva Delia succede sempre il patatrac, non ci sta niente da fare perché comincia a mettere mano dappertutto e si rompe il collegamento. Apriamolo di nuovo. Delia, se togli le mani, Giovanni, attaccale le mani, ti prego. Perché no, guarda, non posso, è ingestibile. No, hai sentito quello che ti ho chiesto, Giovanni? Sì, Emerson Palmieri e Zaccaria. Esatto. No, vabbè, su Emerson Palmieri lo diciamo sempre tutti, esatto, è un giocatore, certo, che metterebbe tutti d'accordo. E tra l'altro mi sto sdraiando nel frattempo. Mi sta sciogliendo la matassa che si è creata qua tra l'accettino e il cavo delle cuffie. No, sono mesi che si parla di Emerson Palmieri e farebbe a caso del Napoli, perché oltre a essere un giocatore molto molto tecnico, è un giocatore che in questo momento serve, in quanto a Napoli un terzino sinistro serve come il pane. Zaccaria è un centrocampista, se non erro, della nazionale svizzera. Io non me lo ricordo proprio questo ragazzo. A me ha ben impressionato nell'Europeo. Ma giocava con la Roma, io non me lo ricordo, sì, onestamente. Sì, io me lo ricordo, insomma, era un giovane e promettente già da qualche anno fa si parlava di lui. Insomma, non so se sia il giocatore adatto per il Napoli, Gianni, tu cosa ne pensi? È lui che lo vuole, è Spalletti che l'ha chiesto. Allora, quindi se vuole Spalletti... quindi è adatto, voglio dire, assolutamente. Sicuramente è adatto, almeno che noi fanta allenatori non ne sappiamo di più che Spalletti. Guarda, io una cosa la voglio dire. Avrà anche un carattere Spalletti, un carattere particolare, ha una voce che mi fa venire il sonno dopo due minuti, tutto quello che volete, ma come allenatore, signori, non si discute. È uno di quelli che ha allenato, diciamo, in tutta Europa. Posso raccontarvi una cosa intanto? Qui lo Steccoletto si è andato a Ruba e ho anche scoperto questa cosa che non sapevo, nella mia ignoranza, non sapevo che è andato a Ruba? Lo Steccoletto, che è una produzione di Aurelio De Laurentiis. Quindi qui a Di Maro lo Steccoletto si trova ovunque, sta andando a Ruba, vedi, facciamo lo Steccoletto.
Sono le curiosità, noi vi raccontiamo lo tutto. So, quello lo che so, lo so che è un gelato, ma io preferirei parlare di altro, soprattutto perché è una cosa che ha fatto il nostro presidente. Cioè, il nostro presidente fa tutto all'infuori di fare le maglie alla squadra. Noi raccontiamo il ritiro azzurro. È vero, è vero, è vero, è vero. Domani mattina allenamento, chiaramente, domani, no? Domani mattina allenamento, sì, assolutamente. Sì. Mi pare che hai detto che domani ci saranno altri calciatori alla firma. Sì. Esatto, se vuoi ti dico i nomi. Siamo in attesa di altri tre calciatori oggi, che sono Koulibaly, Lobotka ed Elmas, e tra un po' posso recuperare anche gli altri. Vabbè, questi nomi. Sono quelli che probabilmente arriveranno domani? No, questi arrivano nel pomeriggio, quindi dopo la adesso. Seduta pomeridiana, esatto. Fa doppia firma. Esatto. Domani mattina invece ci saranno Politano, Malquit e Unas, e nel pomeriggio, domani pomeriggio, invece Manolas, Rachmani e Petagna. Allora fai una cosa, quando arriveranno alla firma fai lo stesso video, perché tu non lo hai visto, ma noi abbiamo messo in onda il video delle firme di stamattina, quindi il nostro tecnico Peppe Libischi si è subito messo all'opera e ha ritrovato il video, per cui... Che lo saluti a fare? Sta dormendo, lascialo stare. Ma lo sai che c'è questo amore incondizionato verso il nostro Peppe Libischi. Sì? Mojito. Non sai perché infatti si chiama Mojito. Io ho preso un regalo, non vedo l'ora di portarglielo. Hai preso un regalo a lui? Sì. Ho capito. Allora no. Bello come? Ok, tu allora a questo punto chiudiamo il collegamento. Scherzo, no, colleghi nessuno, vero? Come al solito a quest'ora no, ancora non si fanno vedere l'allenamento. No, sono entrati a vedere l'allenamento, però noi non possiamo riprendere, cioè non possiamo collegarci dall'interno. Cosa qualcosa abbiamo visto dell'allenamento in questo prima di dimmi. Diciamo, si stava facendo un classico torello con tutto il gruppo insieme tre uomini in mezzo al recupero palla. Sembrava che lasciamo in mezzo. Tre scemi in mezzo. Più o meno era quella, l'immagine era quella, tutti a cerchio e qualcuno in mezzo che cercava di recuperare il pallone. No, giusto il per torello spiegato, è il torello è quello, Delia, voglio dire. Vabbè, insomma, no, però scemo in mezzo più, cioè descrive. Capito. Meglio. Sì, poi va bene. Erano state posizionate in campo una serie di coppie porte piccole, chiaramente, sì, una di fronte all'altra. In questo momento non riesco a vedere quello che sta accadendo in campo, però ci saranno probabilmente proseguirà l'allenamento. Una notizia curiosa ve la leggo io. Sì. Ieri molte persone guardavano un calciatore che giocava nel Napoli, Filippo Costa, calciatore del 95, un terzino che ha giocato nel Bari, è stato in prestito al Bari e con la Virtus Entella, barba, capelli rasati. E qualcuno da lontano ha detto: ma che, il Napoli ha ricomprato Higuain? Sì, infatti, prima ho visto questa cosa. È incredibile, perché effettivamente c'è una somiglianza incredibile. Alcune persone dalla tribuna pensavano che il Napoli avesse ricomprato Higuain, insomma, poi lo metteva a fare il terzino, insomma, quindi lasciamo perdere. Dimmi. Quindi hanno anche più o meno la stessa forza fisica. Sì, più o meno sì. Più o meno. Non so se hai sentito, Lello, è rimasto sì, no, un sarà, attimo il nostro sarà Gianni felice Gambardella, no. Sarà felice anche di questo anche il nostro Daniele Romano, ma Daniele Romano sarà molto felice anche di aver visto Mario Rui che firma. Sta qui, sta di là. Sarà stato felice molto anche a vedere Mario Rui, perché lui ama sia Isai che Mario Rui, sono i due idoli di Daniele Romano. Però guarda, il fatto che De Laurentiis stia ancora vendendo le maglie dell'anno scorso, praticamente ti può far ben sperare che ci sia ancora la maglia di Isai, a meno che non sia andata a Ruba. Ma tra l'altro sperare, se non mi sbaglio, te la puoi comprare. Se non mi sbaglio, hanno firmato la maglia, quella bella, perché quella per me è molto bella, quella a strisce, sì. È vero? C'era una serie di maglie, quella azzurra dell'anno scorso e poi c'era basta una che la compravi, loro ti facevano firmare quella appena comprata. Poi c'era anche una maglia, se non sbaglio, con... tipo una shirt nuova con un motivo diverso, insomma. Con la scritta di Osimhen, come disegnava. Giusto per non essere cattivi, il prezzo delle maglie... Classico, ovviamente non c'è nessuna riduzione di prezzo. E sarebbe più o meno sui 70-80 euro, immagino. Sì,
Vabbè, spero che gli rimangano tutte quante in deposito. Vabbè. No, ne hanno vendute tante. Scherzo, sono convinto di questo, perché comunque poi, a parte gli scherzi, la maglia dell'anno scorso, quella con la, a due a strisce bianca e azzurra, tipo Argentina, è veramente molto bella. Anzi, secondo me l'anno scorso, secondo me era la più bella, a parte quella classica nostra azzurra, ma quella era sicuramente la, una delle più indovinate degli ultimi anni, vero, secondo me. È vero? E vabbè, allora ragazzi, siamo a 54. Io vi saluto. Delia, ti prego di riprendere quella adesso la firma dei calciatori, ci mandi il video e certo. Avevi già deciso di andartene? Assolutamente no, noi siamo qui fin quando non inizia per il tiro. Si svolge alla piazza di Di Mano, quindi a un certo punto mi dovrò per forza spostare. L'appuntamento quindi continua con il ritiro del Napoli anche su TV1 e su Sky 808, quindi spero di farcela in tempo. Tutto quello che riesco a fare, insomma, ve lo mando molto molto volentieri, e poi saremo qui anche domani per riprendere gli altri giocatori che arriveranno qui. D'accordo, vedi se... Ma a che ora? 5:30, 6:30? Tu cominci alle 7:30, vero? Comincio alle 7:30, Credo che sarà difficile, perché comunque un'oretta, almeno un paio d'ore durerà l'allenamento. Vabbè, vedi se riesci, altrimenti riprendiamo quelli di domani mattina. Un'ora e venti dura, e allora probabilmente ce la fai. Va bene, allora, grazie a Delia Pacello, grazie a Giovanni Gambardella. Ci sentiamo domani. Ciao ragazzi. Domani torniamo qui da Di Maro. Ciao. Ok, bene, chiudiamo il collegamento con loro. Non c'è niente da fare, Delia è proprio casinista nata. Toccava quella cosa bam, a terra, ieri l'ha fatta cadere 200 volte, oggi soltanto un paio. Benissimo. E allora, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, forse anche con qualche secondo di anticipo. Riusciamo ad andare dove dobbiamo andare? Perfetto, mi è stato fatto segno di sì. Saluto e ringrazio ancora una volta Delia e Giovanni su A Di Maro, ringrazio tutti quanti voi che ci avete ascoltato, ringrazio Giacomo Borrelli del Club Napoli Ossa, il presidente del Club Napoli Ossa, che è stato nostro ospite, ringrazio Peppe Monito Libischi al di là del vetro, saluto al di là dello studio diamo il bentornato a Daniele Romano. E allora, grazie ancora a tutti quanti voi, vi ricordo l'appuntamento per domani alle ore 17 per la prossima puntata dello speciale Amore Azzurro, speciale ritiro. Amore Azzurro, speciale ritiro, dal 15 al 25 luglio a Di Maro. Interviste, notizie, curiosità e tutto quanto riguarda la nostra squadra del cuore. Il programma è stato offerto da Caffè, che sì, quando si amare più dolce son chi, ma piccia la bocca mi fai consumare, ma mi metto genio e cantare. Ani, è il nome del caffè? Ah già, Caffè Siag, azz, è pure saporito. La Val di Sole si tinge di azzurro. Scelta come luogo ufficiale per il ritiro del Napoli Calcio anche il Tevini Dolomites Charming Hotel ha scelto di aprire le porte ai tifosi partenopei con un'offerta speciale e dedicata che comprende Trentino Guest Card per gli spostamenti con i mezzi pubblici, servizio mini club per i piccoli tifosi, ingresso alla spa Goccia d'Oro con piscina e zona sauna e relax, noleggio gratuito delle bike per raggiungere i tuoi campioni. Un'ampia scelta di camere tra Comfort, Superior, Junior Suite e Suite completano l'offerta in uno degli hotel più charming della Val di Sole, immerso nel verde ma con tutte le comodità a portata dei clienti. Insieme ad un'ottima accoglienza del personale, un menù raffinato e curato e degli ottimi drink sono gli ingredienti perfetti per l'offerta su misura di tifoso. Info e prenotazioni telefono 0463 97 49 85, email info@hoteltevini.com. Prenota la tua vacanza nella Val di Sole. Tevini Dolomites Charming Hotel e la squadra del Napoli ti aspettano.